Parliamo di Milan, parliamo di derby, lo facciamo con un ex rossonero, Diego Fuserra. Diego, tu ne hai giocati di derby, hai anche segnato in un derby. Che ricordi hai di questa partita che inevitabilmente fa fermare Milano? È una partita a quale tutti vorrebbero poter partecipare, quindi che le città vivono in modo particolare. Ricordo bellissimo, insomma, poi ci fu anche una vittoria, quindi insomma, sicuramente è una delle più belle partite che ho fatto. Quanto è lontano quel Milan con il quale hai giocato da quello attuale? Ma quel Milan lì era un grande Milan, quello di oggi deve lavorare per diventare grande come lo era quello là, quindi insomma la società, gli allenatori e i giocatori, insomma penso che quest'anno abbiano, soprattutto la società, abbia agito bene sul mercato, quindi è logico che ci vorrà del tempo per farlo diventare grande come lo era quel tempo. I derby sono sempre partite un po' a sé, quindi quando fischia l'arbitro lì si azzera tutto e si pensa solo a vincere, non chi è favorito o chi no, ecco. Quali potranno essere, secondo te, i giocatori decisivi di questo derby? Ma sono, insomma, in tutte e due le squadre ci sono dei giocatori importanti, quindi non c'è dirne uno, vorrebbe dire non elogiare magari la squadra o altri, quindi tanti derby poi alla fine hanno fatto gol chi non veniva, diciamo così, preferito ad altri, quindi insomma non mi sento di fare un pronostico a livello di giocatori, ecco. Cosa ti piace di più della squadra di Mihajlovic? Ma io l'ho visto poco, devo dire, però insomma lui è un allenatore che si è fatto onore in questi anni, quindi io penso che alla fine darà un carisma alla squadra che spero che sia quello giusto, insomma, è sempre stato un giocatore così, quindi spero che lo trasmetta alla squadra e che Milan possa tornare ad alti livelli. Lo stesso carisma che trasmetteva a voi Fabio Capello? Ma forse ancora di più Arrigo Sacchi. Diego Fuserra, che risultato si augura che venga fuori da questa stracittadina? Guarda, io spero che vinca il Milan perché alla fine con il Milan sono sempre legato, quindi io mi auguro che sia un derby bellissimo, però io tengo per il Milan.